sappiamo che la Twingo Electric è un target decisamente femminile, dobbiamo rivolgerci a questo target, anche se vogliamo anche far conquista con l'elettrico, è un target maschile, più orientato alle prestazioni, e sappiamo che sull'elettrico c'è un discorso prestazionale importante, accelerazioni immediate, da 0 a 50 in 4,2 secondi, e dunque faremo di tutto per attirare entrambi i target. Da una parte fidelizzare il target femminile esistente sul termico e portarlo sull'elettrico, e aggiungere il target maschile, sicuramente più orientato alle prestazioni. Twingo Electric è la regina della città, è una cittadina, lo sappiamo, anche che i centri storici sono sempre più limitati, ci sono sempre più restrizioni al traffico, dunque la Twingo Electric diventa veramente la regina della città, e abbiamo qui la capitale alle nostre spalle per dimostrare che questa domina Roma in questo caso. La scelta della batteria, noi abbiamo 10 anni di esperienza sull'elettrico e dunque è stato tutto molto automatico, abbiamo una batteria 22 kW, abbiamo un motore che è l'R80 con 82 cavalli e 160 Nm di coppia immediati, dunque veramente abbiamo puntato sulla prestazione, abbiamo puntato su due cose alla fine. L'elettrico sappiamo che è prestazionale, in questo caso abbiamo detto a 0,50 in 4,2 secondi una velocità massima fino a 135, ma forse il punto più differenziante è il caricatore Chameleon, che permette di ricaricare le colonnine di 22 kW 4 volte più rapidamente della concorrenza. Vuol dire che penso questo sia molto importante per chi compra elettrico: in mezz'ora riesce a recuperare 80 km, in un'ora e mezzo a ricaricare totalmente la vettura. Renault ha già conquistato la mobilità elettrica, perché siamo leader in Italia per quanto riguarda la mobilità 100% elettrica, siamo leader in Europa, abbiamo una gamma oggi di 7 modelli se includiamo il City KZE venduto in Cina e il RSM3 venduto in Corea, se ci includiamo il monopattino siamo anche a 8, l'anno prossimo arriverà la Megane Vision, e-Vision, dunque Megane elettrica, è chiaro che noi siamo il marchio che ha più storia nell'elettrico, sono 10 anni, più storia a livello tecnologico, dunque abbiamo dei prodotti estremamente avanzati, più storico a livello umano, perché abbiamo formato i nostri venditori alla vendita e all'assistenza dei veicoli elettrici già da 10 anni, dunque questo è un vantaggio competitivo che ci stiamo giocando in questo momento, lo dimostrano i numeri e lo dimostra anche la visione che ha il nostro nuovo presidente Luca De Meo.